Buongiorno a tutti i videospettatori. Io sono Alessio Lapponi e vi do il benvenuto in questo mio secondo video dove vorrò approfondire con voi la filosofia buddista, in particolare citando il Dharma di Gautama, il Buddha di Siddhartha Gautama. Dharma è una parola sanscrita che significa insegnamento, anche se nell'induismo aveva un altro significato, ma lo approfondiremo meglio in un altro video. Il Dharma di Gautama, il Buddha, secondo alcune testimonianze, è stato esposto dopo che Siddhartha Gautama ha raggiunto la sua illuminazione durante il suddetto sermone di Benares, dove espose al popolo, a chiunque partecipasse al sermone, queste quattro nobili verità. Tuttavia, questa è solo parte delle testimonianze dell'origine delle quattro nobili verità, mentre altre testimonianze sostengono invece che questo sermone non sia mai esistito e che in realtà Buddha agli allievi più comuni dava semplicemente consigli di vita pratici, come ad esempio vivere al meglio in un determinato contesto, come riparare ad una lite con un genitore o come riappacificare una situazione, mentre le quattro nobili verità in realtà erano destinate solamente agli allievi di Buddha più preparati, più pronti. Questo perché queste quattro nobili verità potevano anche essere mal interpretate e usate non per lo scopo originale di Siddhartha Gautama. Nonostante quindi il sermone di Benares, prima citato, può darsi non sia mai esistito, ci sono dei passi, delle parole di Buddha associate a questo sermone e noi andremo a citare queste per esporre le quattro nobili verità e poi analizzarle insieme. La prima nobile verità è la verità della sofferenza, detta anche dukkha. Innanzitutto è da dire che dukkha è una parola in sanscrito che significa sofferenza, ma può significare anche insoddisfazione. Noi la traduciamo spesso con sofferenza per semplicità. Citando il sermone di Benares, la nascita è sofferenza, così come l'avanzare con l'età, la malattia, la morte, l'unione con cosa non ci piace, la separazione da ciò che ci piace, non avere quello che uno vuole. Leggendo questo passo, sembrerebbe a primo impatto che la filosofia buddista è molto pessimista. Ma in realtà l'insegnamento che il Buddha vuole dare è semplicemente che la sofferenza esiste, è parte della nostra vita. Il nostro compito è semplicemente accettare questo fatto, senza cercare di modificare troppo le cose. Durante il corso della nostra vita abbiamo dei momenti felici come c'è anche sofferenza, come abbiamo moltissimi momenti infelici. E dobbiamo semplicemente accettare questa ciclicità senza opporci ad essa, senza evitare appunto l'impossibile. Un concetto molto presente nel buddismo è appunto quello che spesso noi ci attacchiamo a delle cose, a delle situazioni piacevoli, come se queste fossero eterne, vorremmo che fossero eterne. Ma questa convinzione che queste cose siano eterne e durino per sempre è solamente un'illusione, che porta dunque alla sofferenza. La seconda delle quattro nobili verità del Dharma di Gautama il Buddha è la nobile verità sull'origine della sofferenza, detto anche Samudaya. Una volta provato che la sofferenza esiste, vediamo invece da dove è originata, perché l'uomo soffre. Se ci pensate bene, come detto prima, c'è una sorta di ciclicità tra le cose piacevoli e le cose non piacevoli per noi. Ma questo è come funziona la natura, il mondo esterno. Come mai l'uomo soffre per questa cosa? Come mai non riusciamo a vivere secondo questa logica naturale presente nel mondo? La seconda nobile verità sostiene appunto che la causa non è il mondo in sé, ma è come noi reagiamo ad esso. L'origine della sofferenza, secondo il Dharma buddista, è il bramare, quindi il desiderare fortemente, è il desiderio. Questo desiderio porta a una nuova esistenza, accompagnata da passione e piacere. Cercare piacere di qua e di là, bramare per il piacere sensoriale, bramare per l'esistenza o anche per la non esistenza, nei casi peggiori. Analizzando la prima frase, il bramare è l'origine della sofferenza e porta a una nuova esistenza. Questa si può interpretare in due modi. Può riferirsi ad esempio alla reincarnazione, dato che se noi desideriamo, influiamo nella ruota del karma e questo ci porta a vivere un'altra vita per pagare quello che abbiamo fatto nella vita precedente, ma soprattutto questa nuova esistenza può riferirsi anche al fatto di vivere in funzione del futuro, perché quando noi desideriamo qualcosa, anche nella vita di tutti i giorni, è come se stessimo proiettando la nostra esistenza sul futuro.
Quindi stiamo vivendo in un ipotetico illusorio futuro rinunciando a vivere nel presente, quindi vivere in una nuova e falsa esistenza. L'origine della sofferenza è appunto il cercare piacere di qua e di là, bramare per il piacere sensoriale. Nel mondo ci imbattiamo spesso durante il corso della nostra vita a cose molto positive e piacevoli, ma queste possono essere, se non approcciate nel modo giusto, la radice della nostra insoddisfazione. Questo mi fa venire in mente il suddetto nastro edonico, nastro inteso come il tapis roulant dove uno corre in palestra, in inglese hedonic treadmill. Semplicemente è quando noi desideriamo per qualcosa al lavoro, ad esempio come una promozione, otteniamo quella cosa dopo averci investito tanto tempo e abbiamo molto piacere. Tuttavia, questo piacere non è eterno, ma durerà un mese, due, anche un anno, può darsi. Dopodiché ci abituiamo a quella nuova situazione. Quello che prima era il nostro obiettivo, che ci dà piacere, improvvisamente smette di darci piacere. E quindi cercheremo un'altra cosa, un altro step in più, cercheremo un nuovo obiettivo ancora più grande. Così facendo corriamo senza sosta per soddisfare questi piaceri. Questo è uno dei motivi per cui i piaceri che proviamo, se non approcciati nel modo giusto, sono la radice della nostra insoddisfazione. Perché questi piaceri non sono appunto eterni e dobbiamo essere consapevoli di questo fatto. Mentre se non accettiamo questo fatto, questi piaceri ci creano solamente sofferenza dopo un certo lasso di tempo. O ancora un altro esempio è quando noi andiamo nella vacanza più bella della nostra vita, la vacanza dei nostri sogni. Siamo super felici nel mentre che siamo lì. Ma questa finisce. Quindi tornando, questo piacere provoca una sofferenza. L'approccio del buddismo è appunto quello di essere consapevoli che questi piaceri sono labili, che questi piaceri sono ciclici, anziché bramare appunto l'eternità di queste situazioni particolarmente positive. La natura, l'universo, le circostanze, noi stessi cambiamo. E è appunto l'attaccarsi alle cose come fossero eterne che è l'origine della sofferenza. Le prime due nobili verità riguardavano l'esistenza della sofferenza e l'origine della sofferenza. Nella terza nobile verità invece dice che esiste una medicina per interrompere questo circolo vizioso. La nobile verità della cessazione della sofferenza, detta Nirodha, si tratta dell'attenuamento e la cessazione di quello stesso bramare, la rinuncia e l'abbandono di questo, la libertà e anche l'indipendenza da questo desiderio incessante per i piaceri che noi abbiamo. Analizzando la prima frase, quindi si tratta dell'attenuamento e la cessazione di quello stesso bramare, questo si indica che durante la pratica, mentre noi pratichiamo per sconfiggere questa sofferenza, per rinunciare a questo desiderio, vedremo che più andiamo avanti e più non ci identifichiamo più con quei desideri, neanche quelli più positivi. Sappiamo che esistono, siamo contenti della cosa, ce lo godiamo, ma non ci identifichiamo con quello, non cerchiamo di bramare per quelle situazioni tutta la vita, perché diventiamo sempre più consapevoli che queste situazioni sono effimere. A questo punto, degli allievi del Buddha, durante questa pratica per non desiderare, si ritrovavano a bramare di non desiderare, di desiderare il non desiderio, creando appunto questo controsenso. Buddha disse loro che appunto la soluzione era quello di trovare una sorta di via di mezzo, nel senso di non desiderare secondo i propri limiti. Questa pratica per non desiderare è appunto molto lunga. Spesso serve una vita intera o addirittura più vite, ricordando il fatto che la religione buddista implica una moltitudine di vite nella stessa anima, quindi la reincarnazione. Perciò non dobbiamo desiderare di raggiungere questo stato di cessazione della sofferenza immediatamente, ma dobbiamo sempre avere via di mezzo, andare piano. Bisogna che questa venga vista come una maratona più che come uno sprint. Lo stadio finale, una volta terminata questa pratica, è appunto il nirvana, la cessazione della sofferenza, dell'odio, dell'ignoranza e della delusione. In questa nobile verità, Buddha non parla della pratica in sé, di come arrivare a questo nirvana, ma dice semplicemente che esiste questa fine della sofferenza. Lo scopo per questa nobile verità è semplicemente quello di realizzarla, di sapere che esiste una soluzione. La quarta nobile verità è quella appunto invece del sentiero che porta al nirvana, quindi della pratica per raggiungere questo stato di cessazione della sofferenza. Questo
Questa figura può riassumere in maniera molto sintetica appunto il contenuto della quattro nobili verità. La prima implica l'esistenza della sofferenza. La seconda, invece, spiega l'origine di questa sofferenza. La terza espone il fatto che esiste un rimedio per essa. E la quarta espone il rimedio in sé. Questo rimedio, questa pratica per il raggiungimento del nirvana è l'ottuplice sentiero, spesso rappresentato con questa ruota a otto punte, che è uno dei molti simboli del buddismo. Tramite delle pratiche di saggezza e meditazione, uno può raggiungere passo dopo passo retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retto sostentamento, retto sforzo e infine retta presenza mentale e retta concentrazione. Questi otto passi da raggiungere possono essere divisi in tre macrostrutture, per così dire. Il primo passo è la corretta visione delle nobili verità e l'atteggiamento verso di esse, quindi in questo caso la retta visione e il retto pensiero. Uno deve essere consapevole dell'esistenza di questa sofferenza, della sua origine e del fatto che una medicina esista. Detto ciò, un dibattito ancora acceso è: qual è il modo migliore per approcciarsi a questo ottuplice sentiero? Come possiamo vedere il nirvana una volta che iniziamo questo ottuplice sentiero? Lo vediamo come un obiettivo fattibile da raggiungere oppure come un ideale che in realtà non raggiungeremo mai? Beh, questa domanda in realtà, secondo gli insegnamenti del Buddha, è priva di senso, poiché, come già detto, è un processo estremamente lento e non dobbiamo bramare questo nirvana, perché è una cosa che dovrebbe avvenire spontaneamente e gradualmente affrontando questo ottuplice sentiero. Anche questo fa parte della retta visione e il retto pensiero, questo modo di approcciarsi al nirvana e all'ottuplice. Dopodiché, la seconda parte di questo ottuplice sentiero è la parte etica. Quindi retta parola, retta azione e retto sostentamento e retto sforzo. In questa parte dell'ottuplice sentiero dobbiamo semplicemente imparare a comportarci bene con gli altri e con noi stessi, minimizzare quindi i danni per alleggerirci alla ruota del karma. Secondo il buddismo, questa parte etica è essenziale per il raggiungimento della cessazione della sofferenza, semplicemente perché se noi non creiamo sofferenza e creiamo invece del bene, abbiamo anche la più possibilità che ci venga dato del bene, che ci venga data più tranquillità, più serenità mentale. Questo è appunto quello che si intende per karma, nel senso che se noi agiamo male nei confronti degli altri, di noi stessi o anche della natura in sé, abbiamo più possibilità che spargendo odio, questo odio ci venga restituito in qualche modo, ma non come una sorta di rapporto causa-effetto dato da un Dio che appunto premia chi si comporta bene e invece maledice chi si comporta male. È semplicemente un dato di fatto. Se noi promuoviamo un comportarci bene, questo viene preso come esempio e di conseguenza le persone si comporteranno bene nei nostri confronti. Infine, dopo aver assunto una retta visione, quindi una saggezza, una buonissima etica nei confronti di noi stessi, degli altri e del mondo in generale, all'ultima parte dell'ottuplice sentiero è appunto una parte meditativa, quindi retta presenza mentale e retta concentrazione. In inglese retta presenza mentale si traduce con right mindfulness. Ed è da qui, da questa ultima parte dell'ottuplice sentiero, che si origina appunto la terapia della meditazione mindfulness, di cui andrò a parlare più approfonditamente in un prossimo video. In questa parte dobbiamo imparare tramite la meditazione a vedere cosa effettivamente c'è e cosa non c'è. Essere consapevoli di noi stessi, del nostro corpo, della natura, di quello che ci circonda. E spesso, come vedremo in un futuro video della mindfulness, queste cose che ci circondano vengono ignorate quando siamo assorti dai nostri pensieri, dai nostri desideri. È molto affascinante pensare che la terapia cognitiva mindfulness è stata portata in Occidente negli anni 80, ma in realtà è esistita per più di 2500 anni. Dopo che impariamo ad avere consapevolezza, quindi ad avere una retta presenza mentale, serve poi allenarsi per meditare, per vedere effettivamente tutto in maniera chiara. In questo caso si parla appunto di retta concentrazione. Detto ciò, il video è finito, vi ringrazio per l'attenzione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su futuri contenuti che porterò. La prossima settimana ho intenzione di portare un'introduzione alla meditazione mindfulness, anche a livello storico e di benefici e di approccio da utilizzare per
iniziare questa meditazione, dopodiché vorrò anche iniziare a fare delle meditazioni guidate con voi, iniziando con quelle della terapia mindfulness. Dopodiché ho in programma anche un altro video più storico, come questo e quello precedente, dove vi spiegherò nel dettaglio la ruota del karma vista nei vari punti di vista delle religioni asiatiche. Grazie di nuovo e ci vediamo alla prossima.